Buongiorno ragazzi, stiamo andando a metterci comodi per raccontarvi i segreti della pesca al calamaro. Mi raccomando, mostratemi il vostro interesse, mettete un like al video, non dimenticatevi di fare l'iscrizione al nostro canale perché per noi è molto importante. Ora andiamo! Oggi parleremo delle tecniche di base parte zero. Perché parte zero? Perché ho ritenuto opportuno fare un passo indietro e ritornare al punto di partenza per aiutare tutti coloro che si stanno avvicinando a questo tipo di tecnica, ma i contenuti di questo video serviranno anche ai pescatori più esperti. Le domande più frequenti che mi fate sono la distanza degli oppai, le montature, che colori usare, dove insidiare i calamari e tanto altro. Ma mai nessuno che mi abbia chiesto: conosco i calamari? Conosco il predatore che vado a pescare? Bene, ora vi racconto brevemente come ho ragionato tempo fa. Non sapendo nulla sui calamari e affidandomi al sentito dire e alle poche informazioni che riuscivano ad omaggiarmi i pescatori locali, la pesca non andava malissimo. Ma ad un certo punto di questo percorso ho deciso di lasciarmi tutto alle spalle e prendere una nuova strada. Mi sono affidato a delle informazioni teoriche studiate da biologi marini. La vita del calamaro dura circa un anno, ma una piccola percentuale resta in vita 2-3 anni. Questo perché? Perché nel primo anno di vita il calamaro raggiunge la maturità sessuale. I maschi moriranno subito dopo l'accoppiamento, le femmine moriranno subito dopo aver deposto le uova. Noi pescatori lo avvertiamo tantissimo, perché a periodi li abbiamo in abbondanza e a periodi li abbiamo molto meno. E tutto combacia nel periodo della fase riproduttiva, che può essere diversa da quello che ci aspettiamo perché va in base alla temperatura dell'acqua. Perché abbiamo una piccola percentuale che resta in vita e non muoiono tutti? Perché sono tutti quei calamari che non riescono ad accoppiarsi e possono raggiungere notevoli dimensioni in questi 2-3 anni della loro vita. Questo piccolo appunto per spiegare il perché non li troviamo in abbondanza tutto l'anno. Parlando di questa fase riproduttiva, aggiungerei un fattore molto importante: la memoria. La diffidenza dei calamari sui nostri oppai è data da un ricordo pericoloso, tra virgolette. Lavorando e studiando questo aspetto, noi della Matacchi abbiamo fatto nascere una linea molto particolare. Per noi la linea più forte della linea Matacchi, la linea Mataflutix. Una linea completa in tutte le combinazioni e colori. E il loro mix, sempre diverso, fa sì che il calamaro non si abitua alle esche. È una linea sempre performante in qualsiasi situazione e anno, perché tutti i tipi di colori sono stati studiati per tutti i tipi di batimetriche e condizioni meteorologiche. La linea Special Glow Mataflotix per le batimetriche alte la differenziamo dal colore degli occhi, la nostra fosforescenza, orange, blu, pink, le utilizziamo nelle batimetriche più alte, ma sono molto catturanti anche nelle batimetriche più basse. I calamari non vedono i colori perché non possiedono all'interno dell'occhio la proteina specifica per la visione delle colorazioni, ma è stato scoperto dagli studiosi che possiedono la rodopsina, che è la proteina in cui viene rappresentata la visione del bianco e del nero. Da questo vi chiederete: perché allora i mille colori prodotti? La risposta è semplice. Ogni oppai, quando va a inabissarsi, perde la sua colorazione. Quindi andrà vista dal calamaro con diverse tonalità, partendo dal bianco, per poi diventare grigio, grigio chiaro, grigio scuro, grigio intermedio, fin quando non diventerà nero. Per questo motivo abbiamo bisogno di differenziare i nostri oppai in colori chiari, scuri e intermedi. Fatta nostra questa informazione, che è un'informazione molto importante, andiamo a utilizzare alba, tramonto, i nostri oppai della linea Squid. Abbiamo suddiviso qua i nostri colori in scuri, intermedi e chiari, quindi noi sapremo per certo che il bianco è il bianco, il nero è il nero. Tutti gli altri colori entreranno nella scala dal grigio chiaro al grigio scuro, per poi diventare più scuri ancora in base alle profondità in cui andremo a pescare.
è in base alla luce che filtrerà, diciamo, nell'acqua. I calamari hanno inoltre una visione di 360 gradi, con gli occhi posizionati sui lati della testa. Questo gli permette di vedere molto bene, ma solo da una posizione focalizzata. Ciò significa che il calamaro, per vedere le nostre esche, deve mettere a fuoco. Questa linea è la miglior serie che viene messa a fuoco data la sua unicità del colore. Oltre alla linea Squid, abbiamo inserito questo vantaggio anche nella linea Davidoni. Infatti, una parte è stata studiata per la pesca dell'alba e tramonto, specificamente per questo motivo qua. Per quanto riguarda le caratteristiche di questo pie, non mi voglio soffermare più di tanto perché abbiamo fatto un video in precedenza, vi allego il link per visionarlo se non l'avete già fatto, con la descrizione in pesca. Entrando ancora di più nello specifico per risiedergli al meglio, ricordiamoci che il calamaro non ha l'apparato uditivo. Quindi tutto ciò che faremo col piombo servirà solamente per provocare delle vibrazioni sui nostri opai. Quindi non sbattere nel piombo e risalire velocemente nella loro fascia d'acqua servirà appunto per questo motivo. Qui nasce anche un discorso sulla metratura dell'attrezzo usato. Io utilizzo una 2.40 come metratura. Questo perché è una canna dove posso distanziare bene i quattro opai e coprire maggiormente una fascia d'acqua in cui sono concentrati maggiormente i calamari. Perché una 2.40? Perché una canna troppo corta risulta scomoda perché non abbiamo la possibilità di aggiungere un quarto pie che ci servirà poi nella montatura per fare un colore chiaro, un colore scuro e un colore bicolore che vi faccio vedere qua. Perché un bicolore? Perché è una serie che abbiamo studiato con due tagli forti di colorazioni che sono molto molto catturanti proprio per questo motivo. Perché non una canna più lunga di 2.40 allora? Per il semplice fatto che paradossalmente è molto più vantaggiosa di una 2.40 perché abbiamo la possibilità di aggiungere un ulteriore opai e coprire più fascia d'acqua, ma è molto più scomoda dell'issare a bordo dei calamari. Questo fattore di issare a bordo dei calamari per noi è una perdita di tempo perché nello stesso branco possiamo fare più calate. Quindi perdendo troppo tempo ha questo tipo di svantaggio che ci rallenta in pesca. Quindi la 2.40 è la misura ideale per affrontare una sessione di pesca alta attacco. I calamari riescono a percepire la luce che utilizzano a loro favore per una maggiore visibilità. Quindi il tipo di fondale, se sabbia chiara, scura, roccia, alghe, ciottoli, e la luce diurna che penetra il mare gioca un ruolo fondamentale di contrasto per far vedere al meglio i nostri opali. In caso contrario, quindi in una situazione sfavorevole dal punto di vista della luce, entreranno in gioco le fosforescenze da noi create, pink, blu, orange e blu. L'intensità di luce studiata nei colori pink, blu e orange dà degli ottimi risultati su batimetriche profonde, quindi più buie, ma io le ho utilizzate anche nelle batimetriche più basse ottenendo dei grandissimi risultati. Invece la fosforescenza blu la utilizzo nei fondali sino a 50 metri. Un altro aspetto molto importante che ci dà ragione sul fatto della messa a fuoco, sul fatto dei colori e sul fatto dell'illuminazione che entra sott'acqua è la ricerca notturna anche dei calamari, perché noi andiamo a insediarli vicino ai porti, che dove ci sono dei lampioni e comunque ha un luogo illuminato, vicino a una strada, comunque con dei lampioni sempre che riflettono in acqua, viene illuminata la superficie marina, una notte di luna piena, che è la maggior, diciamo, visibilità in acqua che abbiamo su vari specchi d'acqua, quindi non solo in un piccolo tratto. E tutte queste informazioni che abbiamo ricavato nel tempo ci hanno dato ragione in pesca. I consigli di Mattacchi in pesca. Tempistiche e cambio opai, una cosa veramente molto importante. Ogni due calate che facciamo a vuoto, sopra le marcature, non a vuoto nel senso che caliamo dove ci pare, quindi due calate precise dove sappiamo riconoscere i calamari, perché è veramente molto importante. Quindi due calate a vuoto sopra le marcature senza aver successo, si cambia uno pie, andremo a cambiare il quarto pie
che abbiamo messo differente dalla serie chiaro, scuro e intermedio. Quindi può essere uno special glow, può essere un bicolore, può essere qualsiasi altro tipo di colla. Però ricordiamoci di lasciare sempre il tris, che è fondamentale. Se dovesse mangiare un calamaro su un colore chiaro, subito mettere due colori chiari e cambieremo sempre il quarto opai diverso dalla serie chiari, scuri e intermedi. Se dovesse mangiare un calamaro due volte sullo stesso colore, allora in quel caso metteremo il secondo opai dello stesso colore o simile. Non fissiamoci troppo con le esche preferite, con le colorazioni preferite, perché durante la ricerca cambia il tipo di fondale. Un aspetto molto importante, perché un tipo di colorazione preferita può darci solo in un piccolo tratto di mare, perché poi il fondale, ragazzi, cambia. Quindi la luce che penetra il mare cambia, il colore che c'è sotto il fondale cambia e fa sì che il calamaro vada in tonalità differente il contrasto dello fai. Questo aspetto è molto importante, ricordiamocelo. Il mare non è tutto uguale. A tratti possiamo trovare sabbia, a tratti possiamo trovare misto, a tratti possiamo trovare alghe. E ogni situazione ha un colore specifico per quel tratto di mare. Il punto chiave della pesca alta attacchi è dato sempre dal momento in cui il calamaro caccia il primo opai. Dal colore scelto poi lavoreremo come abbiamo appena spiegato. Quando arriviamo sul fondo, ragazzi, alziamoci subito con velocità mezzo metro, un metro. Non rimaniamo attaccati al fondo a sbacchettare. Alzandoci con velocità dal fondo creeremo delle vibrazioni inaspettate al calamaro, a cui gli piacciono tantissimo. Copriremo subito la nostra fascia d'acqua di interesse, perché vi ricordo, i calamari non stanno attaccati al fondo, stanno sospesi. Quindi, sollevandoci dal fondo mezzo metro, un metro, noi non facciamo altro che metterci subito in pesca nella loro fascia d'acqua di interesse. E non andremo a escluderci noi volontariamente i due opai che avremo lasciato giù nel fondo, che è un aspetto veramente molto importante. Un'altra indicazione fondamentale è leggere lo strumento. Le prime marcature è più o meno l'altezza in cui stanno i nostri target. E da lì possiamo dosarci anche la metratura, se sollevare diciamo più di un metro, o se rimanere tra il mezzo metro e un metro di recupero appena abbiamo calato. Ragazzi, ora non mi resta che salutarvi, mettete un like al video, mi raccomando, come detto inizio al video, iscrivetevi al canale, perché per noi è davvero importante. Tutti i nostri prodotti li potete trovare su www.mattacchi.it. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao!